L'avvocato Eugenia Piatti ha parlato degli aspetti legali di una sana e corretta alimentazione. Che cosa significa tutto questo quando si parla di sicurezza alimentare? Come tutelarci? Sì, è c'è una precisa legislazione alimentare, ecco, in materia, che va naturalmente osservata, va rispettata. Sono stati fatti dei progressi enormi in questo campo, perché molti anni or sono non esisteva, come ho detto nel mio discorso, non esisteva una legislazione alimentare, quindi c'è stata una lenta evoluzione, ecco, in questo campo, soprattutto dal punto di vista normativo. Per cui, diciamo, è stata, ecco, completata una legislazione, ecco, che impone delle responsabilità per le industrie. Bravissima, per i produttori. Per i produttori. E invece tre regole d'oro per il consumatore quali potrebbero essere? Il consumatore deve essere attento nella scelta dei prodotti. Deve naturalmente far attenzione alla data di scadenza, perché è un elemento importante, come ho detto nel mio discorso. Molto spesso accade che quando si arriva alla scadenza e il prodotto è ancora in vendita, diciamo che non può essere utilizzato. Invece è accaduto in passato che ci sono stati degli scandali perché il prodotto scaduto è stato rilavorato. Ecco, e ad esempio come nel caso delle mozzarelle che contenevano diossina e che sono state poste in commercio. Per cui veramente occorrono degli accurati controlli da parte delle autorità in questo campo, proprio per prevenire dei gravi danni alla salute. E questo è molto bello, quindi prevenzione prima di tutto, e io la ringrazio infinitamente del suo intervento. La ringrazio, buonasera. Grazie.